Guggenheim a Venezia, due mostre davvero incredibili se pensiamo che questo sembra l'anno dei Pollock, non tanto di Jackson, Ipernote, ma in questo caso del fratello. Al Palazzo Vendramin de Leoni abbiamo il bellissimo murale enorme di 6 metri che Pollock ha fatto per la casa di Peggy, mentre qui nella Dépendance, che in questo caso risplende di luce, abbiamo una mostra dedicata al fratello di Jackson, Charles Pollock. Allora, Philip Ryland, perché queste due mostre? Allora, il murale di Jackson Pollock, appeso nel palazzo, è la più grande tela che Pollock ha mai dipinto. È stato restaurato nel 2012-13 dal Getty Conservation Institute. E questa mostra, che inaugura in questi giorni, è il debutto di un tour europeo di questa grande opera, ormai considerata forse l'opera più importante americana del XX secolo. E Peggy l'ha commissionato. Quindi il fatto che torna a casa, specifichiamo, la casa di Peggy nel 1943, data dell'opera, era a New York, ed è stato commissionato prima che Jackson diventa un pittore famoso per il suo ingresso. Quando torna a casa, stiamo parlando della casa di Peggy qui a Venezia, invece ovviamente il sede della collezione Peggy Guggenheim. Quindi una mostra dedicata a capire meglio, comunque celebrare il murale di Jackson Pollock, 6 metri di lunghezza. Dall'altra parte, una mostra che nasce come una celebrazione della famiglia di Pollock. Lui e almeno due altri fratelli che dipingevano, ma anche la storia di Jackson negli anni 30, diventa poi una retrospettiva dedicata quasi esclusivamente a Charles Pollock, fratello maggiore, 10 anni di più di Jackson, che addirittura nel 1930 invita Jackson, incoraggia Jackson di venire a New York, di studiare all'Art Students League con Thomas Hart Benton, assieme a lui stesso, assieme a Charles, e quindi lancia la carriera di Jackson. E per tutti gli anni 30, decennio in cui Jackson era molto incerto, molto in difficoltà, cerca quasi come mentore di guidare Jackson verso una carriera nell'arte. Però già dal 35 Charles lascia New York, la sua carriera per i prossimi 20 anni era un po' in isolamento, impegnato con il sociale, impegnato come professore a Michigan State University. Quando dico che ha studiato con Thomas Hart Benton negli anni 30, questo ha determinato uno stile che si denomina regionalismo, la raffigurazione della povertà nella scena rurale americana. Lui rinuncia a questo negli anni 40, decide di diventare un pittore astratto. Nel 50 produce la prima opera veramente compiuta in uno stile astratto, Il fuoco d'artificio, qui presente in mostra. E da quello, dagli anni 50, 60, 70, produce dopo una serie di grandissimi quadri astratti. La serie di Chapala in Messico nel 56, la serie di Roma nel 61-62, dopo un lungo soggiorno in Italia, quando fa amicizia con Turcato, D'Orazio ed altri, e così via. Legandosi negli anni 60 e 70 a quella tendenza nell'avanguardia che si chiama color field, e si vede in queste sale quanto si è evoluta la pittura di Charles Pollock, oscurata lui dal fratello che ha avuto così tanto successo. Praticamente nessuno sa, o quasi nessuno sa, che Pollock aveva un fratello pittore, che comincia studiando seriamente, ovvero si nota, come dicevi tu, la preparazione e il rigore nelle tele e nelle opere che sono state fatte da Charles. Confermi? Sì, confermo. Lui non ha sofferto la notorietà di Jackson Pollock. Invece lui stesso non cercava celebrità. Era un insegnante molto amato, appassionato a Michigan. Non viveva a New York, fulcro dell'avanguardia. E quindi per lui è stata una vita divisa fra i suoi impegni, suo, fra l'altro, amore e capacità per la tipografia. Insegnava la tipografia, la formazione.
a Michigan State University, ha fatto, ha lavorato anche in questo settore negli anni 40-50. Intendo, non si sentiva in concorrenza con il fratello, anzi era felice che l'infelice fratello degli anni 30 trova un successo, grazie anche per il Guggenheim, fra l'altro, che per 5 anni negli anni 40 proteggeva Jackson. Quindi un uomo equilibrato, grande coerenza, responsabilità, serietà, che non ha sofferto questa ombra di Jackson, ma lui non ha avuto molto, non è riuscito anche per mancanza di voglia mettersi lui altrettanto celebre, anche perché dal 56 comincia a produrre veramente consistentemente una quantità di opere d'arte che lo qualificava come un artista professionale. Cosa ti piace di queste opere nella sala, che sono diverse dalle prime, legate all'espressionismo, per cui questo tentativo, non dico di assomigliare a Jackson, ma comunque si avvicina più a Jackson? Pollock, Jackson forse non avrebbe mai fatto le opere che noi vediamo in questa sala. Secondo te perché sono così belle e importanti? Le prime opere estratte, 56, sono legate ancora ad una certa gestualità del pittore dell'espressionismo astratto americano, e lui gradualmente purga dalla sua astrazione questa gestualità, creando opere sempre più deliberate, basate su capiture di colore e di forme, con in questo caso un grande senso di gravità, di serietà. Sono cose immense spiritualmente, cioè hanno una forza, anche grazie a una grande scala, cosa che, se ricordiamo bene, è dovuto anche all'impatto del murale di Jackson, che ha cambiato totalmente la scala su cui i pittori producevano le loro opere, e quindi c'è quel fatto puramente tecnico, un richiamo di Jackson. Però ritengo che queste sono opere che commuovono esteticamente in modo molto, molto impressionante. Peggy non ha mai comprato opere di Charles? Chi non... Peggy Guggenheim? No. Non ha mai comprato. L'ha conosciuto nel 63 in compagnia di Giuseppe Santomaso. Per cui nella collezione qua non ci sono opere di Charles? Nella collezione di Peggy Guggenheim non ci sono opere di Charles. Pure la fondazione Guggenheim ha avuto una donazione un paio di anni fa di un'opera di Charles. Ma Peggy sì, non era molto consapevole del suo debito assoluto a Jackson. Charles non era presente. Per cui grazie a voi adesso riscopriamo questo grande pittore. Questa è la nostra missione, scoprire i talenti, rivelare artisti non molto conosciuti, documentare la storia dell'arte, e in questo caso innanzitutto la vita e la famiglia di Jackson Pollock, che invece sì, è una grande figura nella nostra collezione. Grazie.